chiusura anticipata alle 18, le reazioni dei ristoratori di Torre del Greco. Rabbia e angoscia nelle parole di proprietari e dipendenti dei locali della città di Torre del Greco, bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie della città messi in ginocchio dal nuovo DPCM, costretti ad abbassare le saracinesche dalle ore 18. Le cose non è che stanno andando proprio nel verso giusto. Secondo me hanno sbagliato all'inizio, aprendo le regioni e far fare le vacanze alle persone. Se mantenevano tutto com'era, secondo me questo non stavamo a questo livello di disagio. Molti operai li abbiamo dovuti mettere in cassa integrazione perché non si sta facendo niente, perché molte persone che scendono di sera non stanno scendendo più, sperando che le cose si aggiustino prima di Natale, non dopo Natale come stanno dicendo. Le vittime siamo noi, quelle che stanno al governo, tenere il pan di cena e il loro mensile va e viene, mentre il nostro, se non ce lo guadagniamo giornalmente, non facciamo niente. Chiusura anticipata di bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti prevista per le ore 18. Che cosa ne pensa da proprietaria di una pasticceria? Per me è tutto sbagliato, perché comunque se per l'orario comunque la movida ci sta lo stesso. Non è il problema che dando fuori dal locale il caffè oppure le altre cose, comunque è una cosa sbagliata, perché comunque diciamo le persone stiamo a contatto, non è il fatto di non stare a contatto con le persone. Per me è tutto sbagliato. Se dobbiamo stare in rovina è meglio chiudere. Chiusura anticipata alle ore 18 per bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti. Che cosa ne pensi da proprietario di un bar? Per una parte per me hanno ragione, che devono fare il loro dovere, però non ci possono rovinare a noi. Per me hanno detto chiudete, anche non chiudendo. Come sono gli incassi nelle prime ore della giornata? Poco, no, niente proprio, la mattina vedete qui giù non c'è niente, la movita è di sera. Attualmente con le notizie che circolano non riusciamo a capire se il contagio sia vero, non sia vero, le fake news sono troppe. La cosa importante da capire è che noi attività non possiamo sostenere né il costo del lavoro e né le spese morte che hanno le attività, quindi di conseguenza siamo costretti a chiedere aiuto. Come sono gli incassi nella prima giornata, nelle prime ore della giornata? Con lo stress che si è fatto in TV nelle ultime 3 settimane, gli incassi già sono scesi a un terzo di quello che erano prima, quindi non è solo il problema della chiusura anticipata, ma lo stress psicologico che la TV mette alla popolazione. È come dire chiudete, è la stessa cosa, ma ho chiusura anticipata, perché anche se tu la chiusura me la metti a mezzanotte, lo stress che è stato fatto alla popolazione è elevato e di conseguenza non ci sta la rilassatezza per poter scendere in un locale e fare l'aperitivo, pranzare, cenare, quindi comunque saremo costretti a un lockdown automatico da soli, costretti, è inutile che ci giriamo intorno, ci stanno portando piano piano a dire dovete chiudere. La chiusura alle 18 forse è un qualcosa di troppo restrittivo, che è venuto un susseguirsi di cose quali pochi controlli, perché ovviamente in realtà se tu concentri poche fasce orarie e le persone in poche fasce orarie è ovvio che successivamente dovrai chiudere, perché troppe persone in un solo posto è ovvio che la cosa vada male. Però va bene, l'importante però è che ci saranno sussidi adeguati, che si sappiano quanti saranno, che nessuno venga lasciato indietro, perché molte persone, molti ragazzi, molti giovani che sono studenti, parliamoci chiaro, molti di loro lavorano a nero, non dobbiamo dimenticarci di queste persone. Ma non solo i giovani, ci sono comunque ovviamente anche altri tipi di lavoratori, quali il semplice operaio oppure il semplice muratore. Ed è ovvio che se io non ho i soldi, nemmeno per una birra, pensa come se io possa fare dei lavori a casa. E queste persone ovviamente saranno lasciate indietro e questa cosa non deve assolutamente accadere.